Ehi la ciurma, io sono Mezzotesta e benvenuti nell'ennesimo episodio di Imperator Rome in cui vogliamo fare la guerra a qualcuno e non riusciamo a farla. Allora, ora come ora siamo abbastanza con le spalle al muro perché... Oh, guarda che la Frigia non è messa così bene poi alla fine. C'è solo 30 coorti e 20.000 di manpower. E un 1.000 di... Però ci avranno un sacco di stati vassalli, vero? C'è Atene, Cnido, Eolia, Astrakos, Zizie. Il governatore della Nubia è anche morto. Porca miseria. Prendiamo... Oh, c'è qualcuno da piazzare, i sostenidi. C'è qualche sostenide che sa fare delle robe, eh? Vabbè, dai, mettiamo questo. Non sarà il massimo, ma almeno stanno tranquilli e non lo mettiamo a fare dei danni troppo gravi. Allora, ci ripigliamo un po' di manpower. Potremmo andare a invadere là sotto, anche se non è che ci dà tutto questo vantaggio invadere là sotto. La Macedonia sta stravincendo qua, mi sa. Da 174 corti, non ha più manpower, sta spendendo parecchi soldi, ma davvero... Tante, tante, tante truppe. E molto forti anche prossimamente. Vabbè, un generale 5, uno 6, però... È una bella fregatura. Allora, se io dichiarassi guerra a questo, chi entrerebbe la fregatura? Avevamo già fatto tutto questo giro di alleanze. Come entrerebbe la Macedonia? Scusa un attimo, questi sono in guerra... Ah no, sono in guerra con gli altri, ok. Oddio, niente, no, gli do una mano per ricostruire. Poveracci, mi spiace. Questa è Frigia. E guarda contro la Zania e contro la Macedonia. Visto che è difesa dalla Taulanti, entrerebbe la Taulanti. Entrerebbe direttamente a Frigia, Tebe. Entrerebbe il mondo. Scusa, non posso fare... Guarantee. Cliente. Ma posso darlo tipo a questi? Ho paura che qui mi butteranno in guerra contro gli altri se gli, da, cioè, gli dessi... Ah, c'è la crisi di Dedekaskoino. Vabbè, ma scusa un attimo, Dedekaskoino sono dei nostri. Come sta andando la guerra, capo? Sempre meno 10. Ma mi sa che non è proprio il caso che noi ci mettiamo in guerra così... Cosa, la Macedonia si è pappata tutto questo? La rivolta della Frigia? Oh, porca miseria, questi sono garantiti dalla Frigia. Tripolitania sotto Cartagine. Ho bisogno di espandermi, porca miseria, ma qua è un pasticcio dappertutto. Scusa, Blemmia. Accetteresti un... No.
Non ci sarebbe proprio un bel niente. Hanno 39 coorti adesso. Guarda, stanno facendo un bel esercito qua in Blemmia. E a me non piace. Tamud anche sono molto forti, vanno detto, vero? Non c'è nulla di facile da prendere qui in giro. Proprio no. No, là hanno 40 coorti, ben detto. Ma anche prendere, che cosa ci guadagneremmo se sono delle province strapovere? Dovremmo davvero fare guerra a qualcuno di imponente, però quelli imponenti picchiano forte, mica. Mica scherzo. Qua la Tripolitania, ma è. Investimenti continui. Cartagine ha 56. Non è poi così forte Cartagine, però il fatto è che ha dei vassalli. No, niente sale. La Macedonia è quello che dovremmo cercare di tirare giù. Questi sono alleati con Odrisia. Noi siamo major power, porca miseria, come faccio a sapere chi è major power? Ah, questo è un major power? Questo è un regional power. Possiamo allearci con la Frigia? No, non lo vorrà mai. Possiamo allearci con Roma, forse. È un regional power Roma? Ofella, scusa, è governatore della Nubia e questo è governatore della Cirenaica. No, lasciamo un attimo stare quest'anno. Cartagine com'è? È un major power Cartagine. Possiamo allearci con Cartagine? Non gli frega niente. Ma qualche guaranteed? Possiamo vassallizzarcelo noi? Tipo. Questo è garantito da qualcuno, eh? È garantito dalla Frigia. Se, allora. Relation action, improve relation. Vadi. Poi avevo anche un qualcosa forse sull'improve relation, vero? No, adesso non lo trovo più. Siamo saliti di che cosa? Di religioso e di oratorio. Forse abbiamo della roba nuova. Promise loyalty. Non è male. Wrong culture happiness più 5%. Manpower. La national tax più 5% ci sta sempre. E anche questo ci sta. E andiamo anche per il wrong culture happiness, va? No, non vedo delle olive. Non so proprio cosa fare, dove espandermi in questo momento. È una fregatura. National manpower, vai. No, il secondo Nauticon non ha nessuno. Abbiamo quelli che scrivono The Family, i Filonidi. Ma questa è una cosa proprio stupida, non vorrei un Filonide importante, vabbè. Dai, dai, lo mettiamo comunque.
Non so bene che fare in questo momento. Allora, non importiamo più. Più miele. Ma legno ne abbiamo già di import qua? No. Ce l'abbiamo, sì, il legno. Ok. Abbiamo già tutti questi. Army maintenance cost meno 5%, vada. Ok. Mi piace, ci sta. La friggia non è messa mica bene. Però c'è tenere che ha 6 corti. Knido che ha 6 corti. Eolia che ha 8 corti. Astacos che ha 5 corti. E Kizikos che ha 5 corti. Questo ne ha 4. 8. 32 da Cascoinos adesso. Potrebbe essere un buon momento per picchiare la frigia. Non dovrebbe darmi troppo fastidio qua. Cosa è successo? Sono in pace loro? Non ancora in guerra. Più che altro ho paura per questa zona qua. Loro hanno molte triremi, vero? 42 triremi. Io quanto ho? 51 triremi. Oh, direi che mi conviene ingrandire la seconda flotta. Che tra l'altro dove l'ho lasciato? L'ho lasciata qua. Allora, portiamola qua e porterei 12, ne aggiungerei almeno 10. Facciamo 10 triremi nel dubbio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perché di legno ce l'abbiamo solo qua. Vabbè, un pochettino là, è vero. E prepariamo la guerra contro la Frigia. Mi sembra onesto. Fare un'altra armata ha senso? Abbiamo soldi per mantenerla. Dovremmo avere soldi per mantenerne un'altra, sì. Ah. Vado lui, va bene. Allora, questi 22.000 posso spostarli. Questi 20.000 sono a posto, gli altri sono saliti su, tutti su. Non ne ho più, il vero giù sparsi in giro. No. No, allora, c'ho qua il quarto Stratos. No, il terzo Stratos. Questo è anche il terzo Stratos. Scusa, chiamiamolo in modo diverso magari.
Questo qua sotto lo chiamo quarto. No? No, questo è il quarto, il secondo è qua, il primo è in Grecia, il terzo era pronto. Poi beh, mercenari di Zosimide. Sono messi qua forti? E ti ho detto tutto senza forti, Frigia. Ne è davvero pochi, solo in là. Atene è solo più quello? Ma mi sa che potrebbe starcelo con questo, io manderei qua e con la seconda flotta qua e qua. Più queste isole. Queste sarebbe davvero difficile tenerle. Dovrei prendere queste e difendermi con le navi. E poi espandermi qua sotto. Con questa zona qua. Imporre di sganciare il vassallaggio dagli altri. Ci sta che faccio un'altra armata comunque. Allora, questi 22.000 comunque mi sa che li tengo, che li terrò qua sotto. Cioè manderò 44.000 uomini qua e lassù mi dovrebbero bastare quei 22.000. Non penso che avrò grandi sbarchi. Più che altro appunto ho bisogno di navi. Qua sotto con 60.000 uomini dovrei riuscire a cavarmela abbastanza. Vetro no. Ah, il terzo Nauticon? Ah no, vabbè, ok, sono quelli che si stanno creando. Sì, vado, allora farei 10 di fanteria pesante, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Intanto, poi farei di nuovo un po' di roba sparsa. No, farei della cavalleria pesante. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 arcieri. 4, 5. Pelle dalla Libia, va bene, dai. Allora, sesto Nauticon lo mandiamo qua a prendere i miei 10.000 fanti. Pesce no. Poi intendo che si fanno le navi qua, le tiro fuori. No, non voglio fare delle fortezze così a caso. Guarda come le regala, ma poi devo pagarmi il mantenimento.
No. No, andate tutti qua. In questo posto qua. Sì, ok, ci sono parecchi Nauticon qua che sono senza un comandante. Allora, dammi questo qua da 5. Ok, mi sa che è finita la guerra là. Che cosa cavolo è capitato? Che la Macedonia si è mangiata tutto. No, adesso si mangerà ancora Letonia. Ha fatto una pace separata, insomma. Ma l'altro tizio dove è finito? Non è che è finito qua dentro. Mi manca un cavallo, vero? Sì. Quanti cavalli hai? 4, dammene uno. Prendi se lo sono preso. Dov'è? No, 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 non hanno cavalli pesanti loro. Ma... Sei sicuri che li ha fatti tutti? Boh. Perché ne ho 11? Vabbè. O niente, avremo un cavallo in meno e un fante in più. Capita. Detto questo, direi che ci vediamo al prossimo episodio per preparare questa invasione della Frigia. Speriamo che ci vada bene. Sarà di sicuro più facile che non la guerra contro la Macedonia, speriamo. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.